Sono state mobilitate centinaia di persone e decine di mezzi a seguito del deragliamento del Frecciarossa 9595 avvenuto vicino a Livraga, in provincia di Lodi, che ha causato la morte di due persone e il ferimento di 31 passeggeri. Sul posto sono intervenute anche le ambulanze delle Croci Pavesi in supporto ai colleghi del Lodigiano. Sì, allora abbiamo iniziato questa mattina presto, siamo stati allertati dalla Soreu Pianura di Pavia, che ha anche competenza sul tratto Lodigiano. Abbiamo subito messo a disposizione un'ambulanza aggiuntiva e noi come sala operativa regionale abbiamo comunque allertato i colleghi del Lodigiano per dare un supporto ulteriore anche ai vigili del fuoco per bevande calde, insomma, per aiutare nel loro lavoro di rimozione delle macerie, eccetera. Sicuramente è un evento particolare. La fortuna nostra è che il personale nostro si addestra annualmente anche su queste situazioni di maxi emergenza, perché questa è stata aperta una maxi emergenza sanitaria e quindi hanno messo in campo tutte le conoscenze che sono in grado di mettere in campo, queste ovviamente sempre col coordinamento della Soreu, del 118 e della Reu regionale. Al momento sappiamo che sono due le vittime, sarebbero i macchinisti, però ovviamente ci sono stati anche diversi feriti. I dati che abbiamo noi in possesso sono appunto di purtroppo due vittime, che sono appunto i macchinisti, di un 5 codici gialli e 26 codici verdi, che sono quelli di solito che hanno un po' meno problemi, che comunque sono stati trasportati anche grazie ai pulmini messi a disposizione.